Riolo Terme si conferma sempre più connessa, sono stati attivati numerosi nuovi access point wifi liberi e gratuiti in città. Sindaco, siete la città più connessa d'Italia? Beh, non so, non abbiamo dati, quindi non possiamo dirlo con certezza, ma di sicuro per un comune di 5.800 abitanti attivare altri 12 access point oltre ai 5 che erano già attivi nel corso Matteotti, nelle vie principali di Riolo, sicuramente nel rapporto abitanti e access point ci poniamo nella vetta di un'eventuale classifica. Come funziona la connessione libera con registrazione? Quanto funziona? Allora, ci appoggiamo alla rete Lepida, quindi all'Emilia Romagna Wi-Fi. Abbiamo partecipato a un progetto regionale che ci ha dato la possibilità di fare questo tipo di investimento, che si appoggia sulla fibra, quindi le velocità di connessione sono incredibili, parliamo di oltre 100 mega in download e anche in upload. Il collegamento è completamente libero con l'Emilia Romagna Wi-Fi, quindi non è necessario fare nessun tipo di login, e quindi è sicuramente anche molto comodo da usare. Riolo non è un territorio ristretto, cosa manca ancora o è tutto coperto? Tutte le zone centrali, quindi stiamo parlando dei corsi principali, stiamo parlando dei parchi pubblici, stiamo parlando della zona delle scuole, della stazione della Corriere dove arrivano tutti i giorni 800 ragazzi alla scuola alberghiera, stiamo parlando del parco fluviale che è già un luogo in cui si fanno molte manifestazioni, che è luogo di un punto di partenza o di arrivo per chi frequenta il parco della Vena del Gesso, ed è anche il luogo in cui c'è l'area camper, quindi uno dei parchi più utilizzati e frequentati. Direi che le zone principali di Riolo sono tutte coperte.